due le caratteristiche salienti dello stile di Cicerone, strettamente connesse tra loro. La prima è la predilezione per l'ipotassi, la subordinazione con la costruzione di periodi sintatticamente complessi e articolati. La seconda è la concinnitas. Concinnitas è un termine composto dalla preposizione cum e dalla radice del verbo cano canere, suonare, cantare. Il primo significato è quindi di natura armonico-musicale. Concinnitas è l'armonia e insieme la cantabilità che scaturiscono dalla ricerca costante di simmetria ed equilibrio nella disposizione delle varie parti del discorso. Quali sono gli espedienti retorici di cui Cicerone si serve per ottenere questo effetto? I più comuni sono tre: il ricorso a parallelismi rafforzati da anafore, le coppie di sinonimi o dittologie e le antitesi. Facciamo un esempio un po' insolito, ma abbastanza semplice ed efficace. Si tratta di un brevissimo biglietto che Cicerone scrive il giorno dell'assassinio di Cesare, il 15 marzo del 44 a.C., a Lucio Minucio Basilo, un ufficiale cesariano che aveva aderito alla congiura contro il dittatore. Tibi gratulor, mi rallegro con te, mi gaudeo, mi compiaccio con me stesso, sono contento io stesso. Te amo, ti voglio bene, ti sono vicino. Tua, tueor, tutelo i tuoi interessi. Volo, ti chiedo, a te amari, alla lettera, di essere amato da te, di volermi bene. Certior fieri, e di farmi sapere, quid agas, che cosa fai, quidque agatur, alla lettera, che cosa viene fatto, quindi che cosa succede. Pur nella sua brevità, il testo è un ottimo esempio della simmetria stilistica o concinnitas che caratterizza la prosa di Cicerone. Notiamo innanzitutto la ricerca di parallelismi nella costruzione sintattica del testo nel suo complesso, che è basata sulla ripetizione della struttura binaria del numero 2. Il testo si può dividere infatti in due macro sezioni o sequenze. La prima è costituita da due brevissimi periodi: tibi gratulor, mi gaudeo, e te amo, tua, tueor, che a loro volta risultano composti da due frasi coordinate per asindeto. La seconda parte del brevissimo messaggio corrisponde a un terzo periodo. Anche qui la ricerca del parallelismo e della simmetria è evidente nella composizione binaria. Infatti il predicato volo, ti chiedo, regge due infinitive. La prima è a te amari, la seconda è certior fieri. A sua volta, dall'infinitiva certior fieri dipendono due interrogative indirette, quid agas e quid agatur. La corrispondenza e la simmetria tra gli elementi del testo è evidenziata dal ricorso ad alcune figure retoriche, come l'antitesi, tibi mi, l'allitterazione, gratulor gaudeo, tibi, te, tua, tueor, e il poliptoto, una figura retorica in cui una parola viene ripetuta in forme diverse all'interno della stessa frase o periodo. Te amo, a te amari. Qui il verbo amo viene ripetuto in due forme diverse. La prima è l'indicativo presente, amo, la seconda è l'infinito presente passivo, amari. Lo stesso avviene con le due interrogative. Il verbo ago viene usato sia nella forma attiva, agas, cosa stai facendo, cosa fai, sia nella forma passiva, agatur, cosa viene fatto, cosa succede.